Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione del quotidiano L'Attacco. Apriamo con la mala movida a Manfredonia. La questura ha infatti disposto la chiusura di due locali pubblici, di due bar del centro a seguito delle ultime risse. Sanzionati altri bar per emissioni sonore fuori legge. Sentiamo Lucia Piemontese. Il disturbo alla quiete pubblica e le risse sono ormai così frequenti che a Manfredonia si parla di mala movida per indicare la maniera sfrenata con cui è iniziata l'estate in riva al golfo. In alcuni casi si tratta di emissioni sonore e schiamazzi, motivi per cui sono stati sanzionati due bar del centro, il Miami della Piazzetta e il Bar delle Rose, situato di fronte alla villa comunale. Mentre sul porto turistico, quindi a Siponto, i continui DJ set non autorizzati svolti nei mesi scorsi sono la ragione per cui autorità portuale e GESPO, impresa che gestisce il porto turistico Marina del Gargano, hanno revocato la subconcessione e quindi letteralmente sfrattato dal porto il bar Melagodo. Molto più preoccupanti per l'ordine e la sicurezza pubblica sono però i vari episodi di violenza che si sono già verificati in questo inizio di stagione. Due risse sono la ragione che ha spinto la questura di Foggia, sulla base dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a disporre la chiusura per 7 giorni del bar civico 5 di fronte alla villa comunale, per 15 giorni del bar H24 in zona Acqua di Cristo della famiglia Autuori. In questo secondo caso la rissa è avvenuta sabato 18 giugno e ha coinvolto diverse decine di giovani. Lo stesso dipendente del bar Tabacchi è stato picchiato senza pietà ed è stato poi condotto in ospedale. Ascoltato dall'attacco, il titolare del bar Tabacchi, Raffaele Autuori, sfoga così: il problema delle forze di polizia sono loro a dover controllare la situazione di questi giovani che sembrano usciti da Gomorra. La colpa non può ricadere sui gestori degli esercizi. Noi abbiamo eliminato la vendita di alcolici di notte sin dallo scorso inverno. Nella notte della rissa abbiamo chiamato tutte le forze di polizia, c'era solo una pattuglia dei carabinieri di turno e arrivò quando ormai tutto era già avvenuto. E sempre a proposito di locali pubblici, Street Café è in vendita. La drammatica decisione del titolare dei celebri locali della movida serale foggiana, che al quotidiano L'Attacco ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a prendere questa decisione. Il servizio di Mauro Pitullo. Street Café for sale, no, non è uno scherzo, ma una drastica decisione giunta dopo innumerevoli sacrifici e tanta meditazione. Purtroppo anche i locali della movida serale foggiana finiscono sulle agenzie immobiliari. Questa è la drastica decisione del titolare delle attività, Ivan Serano, che, contattato dai microfoni dell'attacco, ha spiegato le sue motivazioni. Siamo ridotti da 50 dipendenti a 30, non si fanno più colloqui, anche perché la gente preferisce accontentarsi di 10 euro in tasca piuttosto che venire a lavorare, nonostante le paghe siano più che dignitose. Il reddito di cittadinanza ci ha praticamente tagliato le gambe. Sul banco degli imputati per l'imprenditore ci finiscono anche le tasse ormai alle stelle, tutto è raddoppiato, anche una confezione di bicchieri di plastica che venivano pagati 65 centesimi sono arrivati a sfiorare adesso l'€1,10, per non parlare dell'energia elettrica che è praticamente raddoppiata nel giro di 4 mesi. Insomma, una situazione. No. Apriamo la pagina, abbiamo alcune notizie di cronaca. Il sindaco di Stornarella, Massimo Colia, ha proclamato per oggi il lutto cittadino in occasione dei funerali di Adam, il ragazzo di 12 anni nato in Italia da genitori senegalesi annegato lo scorso 14 giugno in una piscina del comune foggiano. Le esequie si svolgeranno questo pomeriggio alle 18:30 sul sagrato della chiesa Beata Vergine Santa Maria della Stella. E dunque il sindaco ha disposto per un'ora, durante la celebrazione dei funerali, la chiusura di tutte le attività commerciali e imprenditoriali cittadine. Purtroppo, da quello che si apprende, il 14 giugno scorso il ragazzino, che non sapeva nuotare, sarebbe caduto accidentalmente in acqua. Vane i tentativi di soccorso, proprio perché la permanenza in acqua aveva provocato seri danni cerebrali, e dopo 3 giorni il 12enne è stato dichiarato morto. Un'altra notizia: a causa di una rottura improvvisa di un tronco idrico che serve l'abitato di Poggio Imperiale,
i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo da mezzogiorno un intervento di localizzazione e riparazione del guasto, e per consentire i lavori è necessario ridurre temporaneamente la normale pressione idrica nelle reti. Non mancheranno i disagi soprattutto per quelle abitazioni che non dispongono di autoclave. L'ultima di cronaca riguarda la cattura. È stato catturato mentre stava partecipando ad una grigliata con amici e parenti in una campagna di Lesina nel Foggiano. Dopo 4 mesi termina così la latitanza di Alessandro Cirulli, un pregiudicato di 35 anni, destinatario di una pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione al pagamento di una multa di 20.000 euro per spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi, ricettazione, detenzione abusiva, ripeto, di armi, furto aggravato e continuato. L'uomo si nascondeva all'interno di una villetta a breve distanza dalla spiaggia, immersa nel verde. Alla vista dei carabinieri ha tentato una fuga cercando di scavalcare il muro di cinta per sottrarsi alla cattura. Voltiamo pagina. Presentato nella sala convegni di Divinarte a San Severo il libro di Luigi Leonardi, imprenditore e testimone di giustizia, La paura non perdona, un libro che racchiude la storia del noto imprenditore e vittima non solo della camorra. Sentiamo Beniamino Pascale. La paura non perdona, perché in realtà è stato un po' il filo conduttore di tutte le mie di 19 anni di esperienza a questa parte. Purtroppo spesso si è vittima della paura, e in questo caso non perdona, soprattutto in vicende come quelle che riguardano la criminalità organizzata. Quello che sarebbe fondamentale, che abbiamo affrontato stasera con un meraviglioso parterre, e quello che andrebbe fatto è fare catenaccio. Gli imprenditori dovrebbero, fra virgolette, organizzarsi, non avere paura, ma anche avendo paura, che sia una paura che non vincoli, come diceva Giovanni Falcone, e vincere insieme questa guerra, questa lotta contro la criminalità organizzata. Abbiamo avuto il piacere di riavere per la seconda volta Luigi Leonardi a San Severo, che ha accolto il nostro invito, soprattutto quello degli imprenditori di Divinarte, perché Luigi, da imprenditore, parla agli imprenditori per tutto quello che purtroppo ha subito dalla mafia. È stato importante soprattutto il coinvolgimento di tante persone che questa sera sono venute, che sono imprenditori di San Severo. Noi la chiamiamo la San Severo per bene, quella che vuole comunque non abbassare la testa e magari essere anche un monito per tutti gli altri di coraggio e di poter provare a continuare a tenere testa a quelli che invece cercano di farcela abbassare. È un messaggio importante soprattutto ai giovani, perché partiamo prima dal mondo degli adulti per poterci aspettare che i ragazzi credano ancora nelle istituzioni, ma soprattutto in noi come un esempio. Per cui io ringrazio Luigi Leonardi per aver accettato nuovamente di essere qui a San Severo, e mi auguro che di questi temi se ne parli di meno, perché finalmente la mafia non esista più. Presidente Putin, ti scrivo. Questo è il titolo della singolare iniziativa dell'associazione Cresciamo Insieme, in collaborazione con l'Istituto Parisi De Santis e San Pio X, attività che ha coinvolto i bambini attraverso la realizzazione di disegni e lettere indirizzate a Putin, invocanti naturalmente un messaggio di pace. Oltre 500 gli elaborati, da cui sono stati selezionati i progetti in mostra fino a domani a Palazzo Dogana. Ce ne parla Silvia Guerrieri. È nata soprattutto per dare sfogo ai bambini. Dopo essere stati bombardati da parte degli adulti e dai social di questo grande e brutto evento, noi abbiamo voluto capire cosa loro avevano immagazzinato e li abbiamo fatti esprimere tramite una lettera o tramite un disegno. È una lettera, un disegno indirizzato a Putin e la guerra vista dagli occhi dei bambini. Ecco, questo è il messaggio che volevamo mandare con questo progetto. Parlavate di un sito web dove è possibile reperire interviste di donne ucraine. Noi il sito web, YouTube o Facebook, praticamente Cresciamo Insieme Arte, e della nostra associazione, e soprattutto c'è l'impegno di far capire tramite queste interviste il dolore che stanno
sopportando queste famiglie ucraine qui in Italia, con un occhio della loro casa che non c'è più e con un occhio di speranza per poter ricominciare in Italia a vivere. Bene, è tutto anche per questa edizione del TG. Prossimo appuntamento questa sera alle 20. Grazie per essere stati con noi. A più tardi.